Le parole di Papa Francesco nei capitoli 69 e 72 dell'enciclica Laudato Si parlano ad ogni uomo, ma hanno sicuramente un eco speciale nell'anima ebraica, perché toccano il cuore dell'anima ebraica, considerando che essa trae proprio dall'amore per la vita e per il creato come opera divina la sua ispirazione etica, affermando così la centralità della condizione umana nella relazione con il divino e al contempo la responsabilità morale che per noi ne deriva nei confronti di ogni creatura. Una straordinaria rivoluzione nel pensiero antico, che ancora concepiva l'uomo come essere subordinato alle forze della natura, immaginata come una divinità estranea che doveva essere blandita, mentre invece la relazione Dio-uomo si declina nella Torah come forma della libertà, come consapevolezza che uomo e natura sono parte del medesimo creato, come visione rivoluzionaria che introduce l'idea di una responsabilità dell'uomo stesso nel processo della creazione, a partire dall'ottavo giorno. Buongiorno, mi chiamo Elena Furlanetto, insegno letteratura americana all'Università di Duisburg-Essen in Germania e sono una redattrice della rivista Finnegans, un periodico fondato a Treviso nel 2003, che si occupa di tematiche culturali, distinguendosi per un'originaria apertura intellettuale, per un confronto delle idee e delle tradizioni culturali, per la molteplicità delle visioni, percorrendo la strada della multiculturalità in tutti i suoi aspetti e declinazioni. Per questo motivo salutiamo con interesse questa iniziativa proposta dalla Diocesi di Treviso dedicata all'enciclica Laudato Si' e alle sue tematiche ambientali e sociali. Il brano che mi è stato affidato si presta a letture in chiave ecologica che racchiude anche tematiche come giustizia sociale, conflitti interculturali e religiosi, minacce disgregatrici come la cattiva gestione delle risorse, il consumo esasperato dei beni pubblici del pianeta, l'inquinamento atmosferico e ambientale, la riduzione di milioni di individui in uno stato di povertà disumana. Per quanto i centri internazionali del potere ne portino la maggiore responsabilità, non bisogna sottovalutare le energie trasformatrici di ogni singolo individuo. Personalmente vorrei invitare a riflettere sul riferimento alla crisi spirituale generata dalla schiavitù in Babilonia, menzionata nel testo a seguire. Non sprechiamo il potenziale della crisi che stiamo vivendo in questo momento, nel senso etimologico di scelta, crisi come cambiamento, crisi come opportunità di prendere una strada diversa. L'Apocalisse biblico, in fin dei conti, è un momento di verità rivelate. Lasciamo che questa crisi ci apra alla rivelazione. Cambi le modalità del nostro accostarci a risorse come l'acqua, gli alberi, le vite degli animali. Lasciamoci cambiare, lasciamoci correggere. Ogni uomo semplice porta in... Mentre possiamo fare un uso responsabile delle cose, siamo chiamati a riconoscere che gli altri esseri viventi hanno un valore proprio di fronte a Dio e con la loro semplice esistenza lo benedicono e gli rendono gloria, perché il Signore gioisce nelle sue opere. Salmi 104:31. Proprio per la sua dignità unica e per essere dotato di intelligenza, l'essere umano è chiamato a rispettare il creato con le sue leggi interne, poiché il Signore ha fondato la terra con sapienza. Profeti 3:19. Oggi la Chiesa non dice, in maniera semplicistica, che le altre creature sono completamente subordinate al bene dell'essere umano, come se non avessero un valore in se stesse e noi potessimo disporne a piacimento. Così i vescovi della Germania hanno spiegato che per le altre creature si potrebbe parlare della priorità dell'essere rispetto all'essere utile. Il Catechismo pone in discussione in modo molto diretto e insistito quello che sarebbe un antropocentrismo deviato. Ogni creatura ha la sua propria bontà e la sua propria perfezione,
Le varie creature, volute nel loro proprio essere, riflettono, ognuna a suo modo, un raggio dell'infinita sapienza e bontà di Dio. Per questo l'uomo deve rispettare la bontà propria di ogni creatura, per evitare un uso disordinato delle cose. Nel racconto di Caino e Abele vediamo che la gelosia ha spinto Caino a compiere l'estrema ingiustizia contro suo fratello. Ciò a sua volta ha causato una rottura della relazione tra Caino e Dio e tra Caino e la terra, dalla quale fu esiliato. Questo passaggio è sintetizzato nel drammatico colloquio tra Dio e Caino. Dio chiede: dov'è Abele, tuo fratello? Caino dice di non saperlo e Dio insiste. Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. Ora sii maledetto, lontano da questo suolo. Genesi 4, 9, 11. Trascurare l'impegno di coltivare e mantenere una relazione corretta con il prossimo, verso il quale ho il dovere della cura e della custodia, distrugge la mia relazione interiore con me stesso, con gli altri, con Dio e con la terra. Quando tutte queste relazioni sono trascurate, quando la giustizia non abita più sulla terra, la Bibbia ci dice che tutta la vita è in pericolo. Questo è ciò che ci insegna il racconto di Noè, quando Dio minaccia di spazzare via l'umanità per la sua persistente incapacità di vivere all'altezza delle esigenze della giustizia e della pace. È venuta per me la fine di ogni uomo, perché la terra, per causa loro, è piena di violenza. Genesi 6,13. In questi racconti così antichi, ricchi di profondo simbolismo, era già contenuta una convinzione oggi sentita, che tutto è in relazione e che la cura autentica della nostra stessa vita e delle nostre relazioni con la natura è inseparabile dalla fraternità, dalla giustizia e dalla fedeltà nei confronti degli altri. Anche se la malvagità degli uomini era grande sulla terra, Genesi 6,5, e Dio si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra, Genesi 6,6. Tuttavia, attraverso Noè, che si conservava ancora integro e giusto, Dio ha deciso di aprire una via di salvezza. In tal modo ha dato all'umanità la possibilità di un nuovo inizio. Basta un uomo buono perché ci sia speranza. La tradizione biblica stabilisce chiaramente che questa riabilitazione comporta la riscoperta e il rispetto dei ritmi iscritti nella natura dalla mano del Creatore. Ciò si vede, per esempio, nella legge dello Shabbat. Il settimo giorno Dio si riposò da tutte le sue opere. Dio ordinò a Israele che ogni settimo giorno doveva essere celebrato come giorno di riposo. Uno Shabbat, confronta Genesi 2, 2, 3, Esodo 16, 23, 20, 10. D'altra parte, fu stabilito anche un anno sabbatico per Israele e la sua terra, ogni 7 anni, confronta Levitico 25, 1, 4, durante il quale si concedeva un completo riposo alla terra, non si seminava e si raccoglieva soltanto l'indispensabile per sopravvivere e offrire ospitalità, confronta Levitico 25, 4, 6. Infine, trascorse 7 settimane di anni, cioè 49 anni, si celebrava il Giubileo, anno del perdono universale e della liberazione nella terra per tutti i suoi abitanti, Levitico 25,10. Lo sviluppo di questa legislazione ha cercato di assicurare l'equilibrio e l'equità nelle relazioni dell'essere umano con gli altri e con la terra dove viveva e lavorava. Ma allo stesso tempo era un riconoscimento del fatto che il dono della terra con i suoi frutti appartiene a tutto il popolo. Quelli che coltivavano e custodivano il territorio dovevano condividerne i frutti, in particolare con i poveri, le vedove, gli orfani e gli stranieri. Quando mieterete la messe della vostra terra, non mieterete fino ai margini del campo, né raccoglierete ciò che resta da spigolare della messe. Quanto alla tua vigna, non coglierai i racimoli e non raccoglierai gli acini caduti, li lascerai per il povero e per il forestiero. Levitico 19, 9, 10. I Salmi invitano con frequenza l'essere umano a lodare Dio Creatore, colui che ha disteso la terra sulle acque perché il suo amore è per sempre. Ma invitano anche le altre creature alla lode. Lodatelo sole e luna, lodatelo voi tutte, fulgite stelle. Lodatelo cieli dei cieli, voi
voi acque al di sopra dei cieli. Lodino il nome del Signore perché al suo comando sono stati creati. Esistiamo non solo per la potenza di Dio, ma davanti a Lui e con Lui. Perciò noi lo adoriamo. Gli scritti dei profeti invitano a ritrovare la forza nei momenti difficili, contemplando il Dio potente che ha creato l'universo. La potenza infinita di Dio non ci porta a sfuggire alla sua tenerezza paterna, perché in Lui affetto e forza si coniugano. In realtà ogni sana spiritualità implica allo stesso tempo accogliere l'amore divino e adorare con fiducia il Signore per la sua infinita potenza. Nella Bibbia il Dio che libera e salva è lo stesso che ha creato l'universo e questi due modi di agire divini sono intimamente e indissolubilmente legati. Signore Dio, con la tua grande potenza e la tua forza hai fatto il cielo e la terra, nulla ti è impossibile. Tu hai fatto uscire dall'Egitto il tuo popolo Israele con segni e con miracoli. Dio eterno è il Signore che ha creato i confini della terra. Egli non si affatica né si stanca. La sua intelligenza è inscrutabile. Egli dà forza allo stanco e moltiplica il vigore allo spossato. L'esperienza della schiavitù in Babilonia generò una crisi spirituale che ha portato ad un approfondimento della fede in Dio, esplicitando la sua onnipotenza creatrice, per esortare il popolo a ritrovare la speranza in mezzo alla sua infelice situazione. Secoli dopo, in un altro momento di prova e di persecuzione, quando l'impero romano cercò di porre un dominio assoluto, i fedeli tornarono a trovare conforto e speranza aumentando la loro fiducia in Dio onnipotente e cantavano: «Grandi e mirabili sono le tue opere, Signore Dio onnipotente, giuste e vere le tue vie». Se Dio ha potuto creare l'universo dal nulla, può anche intervenire in questo mondo e vincere ogni forma di male. Dunque l'ingiustizia non è invincibile. Non possiamo sostenere una spiritualità che dimentichi Dio onnipotente e creatore. In questo modo finiremo per adorare altre potenze del mondo o ci collocheremmo al posto del Signore, fino a pretendere di calpestare la realtà creata da Lui senza conoscere il limite. Il modo migliore per collocare l'essere umano al suo posto e mettere fine alla sua pretesa di essere un dominatore assoluto della terra è ritornare a proporre la figura di un padre, creatore e unico padrone del mondo, perché altrimenti l'essere umano tenderà sempre a voler imporre alla realtà le proprie leggi e i propri interessi.